Buongiorno, allora oggi partiamo parlando della scuola. Abbiamo dato un titolo evocativo, La scuola che bell'ambiente. Non so se tutti gli studenti lo ripeterebbero, nemmeno noi come ex studenti forse lo diremmo, però la verità è che nel frattempo dai nostri tempi le cose sono parecchio cambiate e ci troviamo in una condizione per cui ne discutevamo con alcuni dei relatori che vedrete oggi, cioè Carlo Bonizzi, che è segretario della Casa dell'Agricoltura, Mauro Del Corpo, che è uno dei fondatori della Casa dell'Agricoltura, si occupa da sempre di comunicazione, Stefano, Francesco Ferrante e Roberto Della Seta, che sono stati i fondatori, presidenti del Lega Ambiente, che si occupano di tantissime altre cose, Club di Kyoto, attività ambientale. Noi ovviamente oggi mettiamo in relazione due tematiche che per noi studenti del passato non erano alcune volte né presenti e certamente non collegabili. Non erano presenti perché studiavamo i mesi della Rivoluzione francese. E i mesi dell'alfabeto utilizzando l'alfabeto italiano senza conoscere quello a cui si riferivano. Giugno c'è la mietitura, ma nessun cittadino ha mai visto una mietitura, eppure i libri su cui studiavamo facevano riferimento alla cultura contadina e alle stagioni della cultura contadina. Poi c'è stata una grande riscoperta. Questa riscoperta dal punto di vista anche sociale e culturale ha fatto sì che ci sia anche una riscoperta dei luoghi dove c'è l'agricoltura, e i luoghi dove c'è l'agricoltura ci hanno fatto scoprire che i luoghi in cui vivevamo noi in realtà non erano la punta del progresso avanzato, ma potevano essere anche un luogo di difficoltà dal punto di vista della vita. E potremmo arrivare fino alla pandemia di oggi, ma non ripercorro già in anticipo le tappe, diciamo, dei ragionamenti, dei progressi, delle riflessioni di questi anni. Parleremo di questo, lo facciamo con Dentro Tutti. DentroTutti.org è la testata multimediale di Smemolab. Smemolab, come molti già sanno, ci hanno cominciato a frequentare, è la parte di educazione civica, educazione civile, che prosegue un cammino che è quello di Smemoranda e del gruppo Zeli, che insomma per intenderci, che coglie l'opportunità della riforma della legge sull'educazione civica del 2019, quest'anno in sperimentazione, e che cerca di promuovere un modo tra il serio e il faceto di organizzarla. Dico subito, oggi lo dico a scanso di equivoci, noi purtroppo è colpa mia, oggi siamo un panel tutto maschile, ma non c'è nessuna limitazione di genere. Tant'è che due persone qui rappresentano una donna potente, che è la presidente Sorlini di Casa dell'Agricoltura. E purtroppo, diciamo, solamente dopo molti anni e con molto sforzo, Francesco e Roberto, di cui mi onoro di essere amico, sono riusciti ad avere una presidente donna di Legambiente, la Muroni, che oggi è parlamentare. E che ovviamente avremo piacere, diciamo, anche di ospitare pubblicamente. Quindi, sul motivo per cui alla fine ci ritroviamo cinque maschietti, faccio ammenda io, subito in anticipo. Non accadrà più, ma ci organizzeremo. Però ci sembrava il caso comunque di farlo l'incontro, anche se non c'erano delle disponibilità, insomma. E quindi vi chiedo scusa io per primo per questo. Introdurrei subito, per non perdere tempo ulteriore, il segretario della Casa dell'Agricoltura, Carlo Bonizzi, con cui insieme a Mauro Del Corpo abbiamo già fatto dall'altro un quaderno digitale sull'agricoltura sociale, che vi invito ad andare a cercare su dentrotutti.org, e tra l'altro troverete anche il link per andarvi a vedere le interessanti pagine dell'agricoltura sociale. Carlo, a te. Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità di questo confronto, di questa occasione. Io la farò molto breve, segnalando che l'agricoltura per il 33% è condotta nelle sue aziende da donne, che peraltro sono bravissime, perché vivendo un
mondo, diciamo, storicamente maschile, diciamo così, hanno dovuto e hanno la necessità di essere particolarmente brave per affermarsi. Ma le aziende condotte da donne agricole, lo dico perché è stata introdotta questa questione al femminile, sono aziende interessanti, innovative, da riconoscere e da praticare. Poche battute di presentazione: che cos'è la Casa Agricoltura? Casa Agricoltura è un'associazione culturale, l'abbiamo registrata nel 2017, e allo scopo, noi operiamo su Milano, nella grande metropoli della modernità, di portare il tema agricolo, per quanto ci riguarda, per quello che è, cioè sfuggendo quindi alla sua declinazione culinaria, e su questo spazio culturale del cibo, della sua elaborazione, della sua cucina, inutile soffermarsi, e nello stesso tempo anche di sfuggire ad un'interpretazione un po' da figli dei fiori degli anni 2000, oppure in un'accezione completamente negativa, gli allevatori cattivi che trattano male gli animali. L'agricoltura invece è tante cose, e noi cerchiamo per l'appunto di portarle alla discussione nella grande metropoli. Faccio solo degli per titoli che cosa può essere l'agricoltura. L'agricoltura è produzione di cibo, ovviamente, o di quello che diventerà cibo, è conservazione del territorio, è presidio di aree che poi possono essere abbandonate. Non tutti sanno forse che il 36% della superficie italiana è foreste, derivandosi questo anche dall'abbandono di territori montani. Poi ci si chiede perché ritorna l'orso, perché il 36% della superficie italiana è foreste, un altro terzo è agricoltura, un altro terzo è tutto quello che è città, infrastrutture, eccetera. Ma agricoltura è anche qualità, distintività, denominazioni, è quindi un pezzo molto importante del Made in Italy, è turismo, oggi c'è una riscoperta, anzi oramai comincia ad essere una cosa non solo di attualità, ma anche la sua storia, gli agriturismi, le frequentazioni della campagna per motivi diversi. È il settore agroalimentare in cui c'è dentro l'agricoltura, il secondo settore industriale del paese. E poi innovazione e tecnologia. È forte innovazione e forte tecnologia, poiché ormai c'è un giudizio unanime, questo ci confermano anche le indicazioni di carattere comunitario, peraltro dal nostro paese condivise, che la direzione, questo vale per tutto, ma certamente vale anche nel settore agroalimentare, nel settore agricolo specificamente, che la sostenibilità è il faro con la quale condurre le attività delle imprese per i prossimi anni. Ora, sostenibilità è un termine che si sta quasi sfarinando, tutto è sostenibile, bisogna quindi vederne gli aspetti più direttamente concreti, più direttamente percepibili e misurabili, ma tuttavia quella è la strada. Per avere sostenibilità in agricoltura ci vuole tanta innovazione, tanta tecnologia, tanta capacità di produrre in modo diverso, con rispetto. Noi assumiamo, su questo finito, diciamo, questo orientamento, che noi dobbiamo continuare a dar da mangiare alla gente. Fra un po' siamo 9 miliardi sulla terra, ma non possiamo più permetterci che, per far questo, mi si permette il verbo un po' rude, scassiamo il mondo. Allora, la Casa dell'Agricoltura, sulla base di questo orientamento, ha svolto la sua attività. 3 anni di attività, siamo contenti. 28 eventi, 220 relatori, materiali scientifici pubblicati sul nostro sito, casaagricoltura.org, presenze anche prestigiose, non ultimo per esempio, questo di recente acquisizione, Maurizio Martina, che voi sapete è stato ministro delle politiche agricole, adesso ha lasciato il Parlamento, vice direttore generale della FAO, è entrato nel nostro comitato d'onore, dove anche sono ospitati e vi partecipano altre prestigiose personalità del mondo agricolo, un ex ministro, un ex correttore dell'Università di Milano, il vice direttore mondiale della sanità animale, insomma altre personalità prestigiose. Abbiamo concluso questa attività proprio lo scorso dicembre con la
approvazione. Il tempo di Covid siamo sempre in video, quindi questo ci ha anche nuociuto rispetto anche forse a opportunità più accattivanti, ma comunque un manifesto dell'agricoltura sostenibile presentato con la ministra allora Teresa Bellanova, l'assessore regionale Rolfi della regione Lombardia e la vice sindaca della città metropolitana di Milano. Un pezzo della nostra attività è la scuola, la diffusione nelle scuole del tema che prima ho tratteggiato, ovviamente in modo acconcio e specificamente dedicato, da cui anche la produzione del quaderno agricoltura che poi Mauro Del Corpo, che è uno dei principali attori e autori, presenterà. Questa attività vorremmo continuarla, il programma che diciamo in qualche modo gestiamo assieme al mondo appunto di Smebolab e delle personalità presenti che peraltro ci hanno qui invitato, per noi è importante e quindi se posso concludere augurando a tutti la buona prosecuzione di questo nostro incontro, noi ci siamo. Vi ringrazio di avermi ascoltato. Grazie Carlo, ci sarà occasione per ritornare se rimaniamo così brevi come hai fatto tu. E Mauro, a conforto di quello che dice Carlo e anche di una vita passata nella comunicazione sociale, e tu sei uno dei relatori con cui ho parlato in questi giorni e commentavamo proprio queste, diciamo una parola che va di moda oggi, distopie, diciamo, tra chi studiava su una cultura contadina che non c'era più, il ritorno alla cultura contadina, i ragazzi di oggi, i docenti, che lezioni possono fare dal punto di vista sociale, dal punto di vista dell'educazione civica e civile? Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie anche da parte mia. Io condivido lo schermo così vi faccio vedere in questa presentazione che, eccola, vedete? Ecco, questa diciamo io cercherò di stare dentro i 5-6 minuti pattuiti, quindi questa presentazione, poi alcune slide di questa presentazione le bypasserò e comunque sarà presente nel sito di Dentro Tutti, dentro il nostro sito, quindi poi alla fine questi materiali saranno resi noti. Allora, questo progetto diciamo che obiettivi ha? Alcune cose le ha già dette Carlo. Diciamo che gli obiettivi principali sono quelli di avvicinare in modo diciamo, più consapevole rispetto alle distrazioni mediatiche che oggi ci sono intorno ai temi dell'alimentazione, avvicinare i giovani e dare a loro una coscienza diciamo, più oggettiva di quello che è il loro rapporto con l'alimentazione. Alimentazione che però è anche agricoltura, cioè nel senso che noi tutti i giorni ci sediamo davanti a un piatto per due volte al giorno e spesso e volentieri non ragioniamo sul fatto che quello che sta dentro quel piatto non l'ha portato la cicogna, ma è il risultato di un processo che deriva da un impianto particolarmente ricco e articolato che è, vuol dire, il settore agricolo. Che cos'è questo progetto? Questo progetto vuole tutto sommato avvicinare i ragazzi ai temi dell'agricoltura e dell'alimentazione, ha come caposaldo l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, è un progetto che non vuole toccare soltanto la sensibilità dei ragazzi, ma anche degli insegnanti e dei loro genitori. E ha ovviamente, essendo un progetto dentro questa cornice di Smemolab, ha anche una funzione di avvicinare i ragazzi a una sensibilità civica e civile. Noi, voglio dire, siamo abituati ormai, e paradossalmente potremmo citare anche, vuol dire, gli spot al tempo del Covid, a considerare tutto ciò che è alimentazione cucina. Cioè noi abbiamo 40 trasmissioni settimanali che parlano di cibo, e nessuna di queste trasmissioni si parla dell'origine del cibo, si parla di alimenti. Ecco, probabilmente questo è una delle ragioni principali per cui i ragazzi hanno la necessità, proprio perché hanno questa, cioè esiste questa distorsione prodotta dai media,
hanno necessità di avvicinarsi in maniera più consapevole. Ovviamente il prodotto che adesso vi farò vedere è un prodotto che tiene conto anche delle condizioni di oggi, cioè il fatto che c'è la didattica a distanza, alcune azioni non possono essere svolte in presenza e quindi è un prodotto che adesso lo vedrete, è questo, si chiama Dalla Terra alla Tavola, è un quaderno, un PDF che contiene all'interno tutta una serie, come vedete le cose sottolineate sono dei link che riportano dei contenuti, ci sono dei QR code nell'eventualità, quindi se viene, questo quaderno viene fruito attraverso uno strumento digitale, ci sono i link e si accede tranquillamente attraverso computer, tablet, smartphone, eccetera, eccetera, oppure se questo quaderno viene stampato, ci sono dei QR code che rimandano alla possibilità di accedere ai contenuti del quaderno. Che cosa contiene questo quaderno? Questo quaderno parla di tante cose, qui ci sono un po' di titoli, che cos'è l'agricoltura, l'obiettivo 2 dell'Agenda 2030, per passare poi alla dieta mediterranea, che è espressione sancita dall'UNESCO, che cos'è la piramide alimentare, le etichette, la cucina italiana, lo spreco di cibo. Che cosa significa lavorare in agricoltura? Cioè, per ragazzi che frequentano le scuole medie superiori, l'agricoltura non è soltanto agraria, biologia, veterinaria. Lavorare in agricoltura significa gestire impresa, significa disegnare il territorio, significa fare agricoltura sociale, significa occuparsi di turismo. Quindi le professioni che stanno dentro l'agricoltura sono professioni tante e articolate. Alla fine cosa c'è? C'è una pagina archivi dove ci sono contenuti diversi che vanno dagli archivi fotografici, video, eccetera, eccetera, a film legati all'agricoltura o anche addirittura letteratura e campagna, quindi il rapporto che esiste storicamente tra chi ha scritto romanzi o saggi e i lettori comuni. C'è una scheda su come utilizzare il quaderno. Scusate, non sempre tutto è velocissimo. Sono state prodotte delle locandine per le classi, in modo tale che queste possano essere affisse. Come vedete, i titoli sono la cucina, la spesa, la sostenibilità, i comportamenti, il lavoro. Ecco, si può trovare tranquillamente dentro il sito della Casa dell'Agricoltura, che tra l'altro è anche ben visibile, oppure dentro il sito di Dentro Tutti. La sperimentazione, questo progetto pensiamo proprio per misurarci, insomma, con i contenuti e con le modalità che adesso vi presenterò, di avviarlo attraverso una sperimentazione, quindi non creare, diciamo, un uso diffuso del quaderno, ma semplicemente cercare di capire come può essere adattato alle esigenze dei ragazzi che si avvicinano spesso a questi temi, come diceva prima Roberto Giovanpaolo, si avvicinano in maniera, voglio dire, abbastanza casuale, cioè non esiste la materia agricoltura all'interno delle scuole, se non in alcune scuole molto specialistiche, come non so, gli istituti alberghieri o le scuole di agraria, eccetera, eccetera. Abbiamo pensato a una campagna social, cioè per iniziare per il progetto, quindi qualcosa che in qualche modo cominci a muovere l'attenzione verso queste tematiche. Ve ne vi faccio vedere tre post molto, diciamo, a esempio. Le differenze alimentari, l'obiettivo 2 dell'Agenda 2030, la sostenibilità in agricoltura. Ecco, come sono le fasi? E qui cerco di andare di corsa e vi spiego un po'. Allora, diciamo che esistono due livelli. C'è un livello che è quello dell'utilizzo del quaderno. Pronti via, si usa il quaderno, questo viene utilizzato in classe per fare una serie di lezioni, ci sono degli ausili per gli insegnanti e finisce lì. Ecco. Laddove invece la classe, l'insegnante è interessato a un percorso più articolato, noi abbiamo pensato che il quaderno possa essere integrato da una serie di azioni. La prima azione è quella di un confronto, dopo averlo ovviamente usato ed aver acquisito una serie di contenuti, con un esperto in diritto di consumatori, un agronomo e un nutrizionista, cioè qualcuno che in qualche modo entri un po' più nel merito del tema agricolo e del tema alimentazione. Un secondo passaggio invece che non è rivolto solo agli studenti ma anche alle famiglie, con un esperto in diritto dei consumatori e un volontario
che si occupa di spreco di cibo. Perché? Perché il tema dell'acquisto consapevole è un tema che riguarda la famiglia, ma un tema fortemente connesso con tutto ciò che riguarda la dimensione che noi diamo all'acquisto, e quindi non solo la scelta, non solo la quantità, ma anche per esempio al percorso di sostenibilità che quel prodotto oggi è tenuto a garantire. Terza fase del progetto, e qui purtroppo questa è una cosa che si può fare solo in presenza, quindi abbiamo questo progetto, diciamo che nelle prime due fasi che vi ho descritto, è un progetto che può tranquillamente essere gestito a distanza, perché gli interventi degli cosiddetti esperti sono interventi che possono avvenire tranquillamente così come stiamo facendo noi in questo momento. La visita a un'azienda agricola, sì, si potrebbe fare con un agricoltore disponibile che con una webcam ci consente di visitare la propria azienda, però non è la stessa cosa, anche perché molte di queste aziende sono aziende multifunzionali, quindi sono aziende che non solo si occupano di agricoltura in senso stretto, ma hanno la ristorazione, ma hanno la vendita dei prodotti, ma hanno la fattoria didattica, cioè hanno tutta una serie di elementi che in qualche modo arricchiscono la dimensione economica e imprenditoriale di un'azienda agricola. Cioè, quindi è importante che questa cosa venga in qualche modo vista e vissuta in modo più completo e più articolato. Altro passaggio, questo è quello di avere un confronto con ragazzi della stessa età ma che si occupano di alimentazione, cioè capire. Molto spesso noi abbiamo un modo di raccontare le cose che è frutto di modelli culturali che in qualche modo abbiamo acquisito. Ecco, parlare di cibo tra ragazzi e parlare di cibo tra chi ha deciso di scegliere questo percorso professionale e chi invece presenta curiosità, ecco, sembrava un modo per legare, per parlare, per intendersi, per usare linguaggi che molto più comprensibili e soprattutto più vicini alle esigenze e ai bisogni di chi vuole in qualche modo avere un rapporto con la cucina più articolato di quanto non ce l'abbia normalmente. Ecco, quello che noi chiediamo ai ragazzi e agli insegnanti ovviamente è di documentare tutta questa cosa. Perché? Documentare questo percorso. Perché noi pensiamo che a conclusione di questo percorso i ragazzi possano loro stessi insegnare, cioè spiegare ai loro coetanei attraverso strumenti di comunicazione, i loro strumenti di comunicazione, qual è il valore, qual è l'importanza dell'agricoltura e dell'alimentazione. Quindi essere dei pubblicitari, diciamo, in erba, che però sanno come comunicare ai loro coetanei questi temi attraverso linguaggi e strumenti che sono adeguati. La conclusione del progetto prevede un questionario ovviamente di verifica che serve per ricalibrare il progetto, capire cosa è andato bene, cosa è andato meno bene, cosa non è andata bene per niente, eccetera, eccetera, e poi rilanciarlo. Qui c'è una scheda che spiega le azioni che vi ho appena descritto, il questionario. Tutto questo percorso viene accompagnato da azioni di comunicazione, cioè nel senso che affianchiamo, raccontiamo questo percorso. È importante che questo percorso sia raccontato anche all'esterno, che si sappia che i ragazzi provano interesse verso questi temi e si mettono in gioco, ecco, anche attraverso appunto questa sperimentazione legata a meccanismi della comunicazione. Ci sarà una newsletter, ovviamente, che verrà mandata a un pubblico interessato che descrive le fasi del progetto, un ufficio stampa, eccetera, eccetera. Questo è l'esempio di newsletter. Direi che ho finito, spero di essere stato chiaro. Grazie Mauro, era importante, diciamo, perché noi ricordo sempre stiamo facendo un ragionamento che possa tornare utile ai docenti e ovviamente anche agli studenti più attenti come possibilità di lezione futura, considerando che finalmente queste materie nella loro genericità, per ora nella legge sull'educazione civica nuova, quantomeno ci sono. Ecco, mi rivolgo adesso invece, parto con Roberto, poi passo a Francesco. Roberto Della Seta, come Francesco Ferrante dicevo prima, una grande esperienza
diciamo, formativa e autoformativa nella nascita della Lega Ambiente. E la prima domanda che mi viene in mente è, insomma, immagino che 20, 25, forse 30 anni fa, insomma, non andiamo troppo a indagare, insomma, perché diciamo che era un'esperienza in cui uno veniva considerato un marziano, diciamo, con parole nuove come sostenibilità, lo sviluppo non era più solo sviluppo, non era solo progresso, ma era anche appunto qualcosa da su cui ragionare, eccetera. Chiedo prima di tutto, diciamo, come vi sembra cambiato, cioè il mondo, certamente lo sappiamo che è cambiato, ma insomma, se avete una diffidenza per il fatto che adesso, diciamo, c'è questa nuova parola che è transizione, che se la batte con resilienza, diciamo, in questo momento, oppure insomma, guardate con ottimismo al fatto che, insomma, 30 anni dopo i fatti vi danno ragione, insomma. No, io personalmente non ho nessuna diffidenza verso la parola, non ho neanche nessuna nostalgia. Io sono arrivato in quella che allora si chiamava Lega per l'Ambiente nel 1986, quindi purtroppo ancora più di 30 anni fa, come obiettore di coscienza, per svolgere lì il servizio civile, come Francesco qualche mese dopo, e allora davvero eravamo una piccola minoranza, poco considerata anche dal sistema mediatico, ma non Lega Ambiente, non la Lega per l'Ambiente. In generale i temi ambientali erano temi sollevati, agitati da piccole elite che avevano anche ottenuto dei risultati importanti, ma più sul fronte della conservazione della natura rispetto alla cementificazione delle città, rispetto ai fenomeni di urbanizzazione e di industrializzazione. Invece questo nuovo movimento ambientalista, che prese il nome di ambientalista, si batteva più per un cambiamento positivo, e allora eravamo veramente pochi e molto sfigati. Credo che la strada che si è fatta in questi 30 e più anni sia anche merito degli ecologisti, non solo in Italia ma nel mondo, e credo che essere arrivati al risultato per cui oggi parlare di questi temi è quasi mainstream sia un successo. Naturalmente è un successo che contiene dei pericoli, il principale dei quali ha un nome inglese, come spesso le parole che riguardano fatti nuovi, ed è greenwashing. Certamente esiste il rischio nel momento in cui tutti salgono sul carro, chiamiamolo, del vincitore, cioè di chi ha dimostrato che le sue ragioni erano ragioni fondate. Ecco, poi su questo carro salgano anche persone che più o meno in buona fede non hanno davvero l'intenzione e l'obiettivo di cambiare il modo di produrre, di consumare, a cominciare dall'agricoltura di cui abbiamo parlato fino adesso. E quindi certamente oggi credo che gli ecologisti hanno anche il compito di vigilare contro questo pericolo, però ne hanno anche un altro di compito, io penso, che ha anche molto a che fare con quello di cui ragioniamo oggi. Hanno il compito di cambiare se stessi, perché devono abituarsi a essere non più i testimoni di una ragione di piccola, di sparita distanza, ma i costruttori di un paradigma che nel frattempo ha avuto successo, e quindi oggi hanno l'occasione di contribuire a cambiarlo il mondo dopo aver invocato il cambiamento. Però per farlo devono un po' abbandonare una serie di diffidenze verso la tecnologia, verso il moderno, persino verso l'industria, che ha segnato inevitabilmente la nascita e lo sviluppo del movimento ambientalista. Anche sui temi della educazione e della formazione credo che questo produca molti riflessi. Noi siamo aiutati per esempio da una serie di fenomeni nuovi sociali, il principale dei quali è certamente la mobilitazione dei ragazzi. Domani in tutto il mondo si svolge un nuovo sciopero ambientale all'insegna dei Fridays for Future, naturalmente con le modalità consentite dalla crisi sanitaria che stiamo attraversando. Ecco, io credo che Greta Thunberg e i Fridays for Future abbiano portato davvero una novità enorme, hanno messo a terra le ragioni dell'ambiente, hanno spiegato che il problema non è proteggere i posteri, le generazioni future, quelle che oggi ancora non esistono,
perché se fosse così sarebbe complicato che l'essere umano mettesse davanti gli interessi di chi ancora non c'è rispetto ai contemporanei. No, il problema è proteggere i contemporanei e soprattutto i più giovani, quelli che vivranno ancora 50-60 anni e che rischiano fra 20 anni o anche meno di trovarsi in un mondo che almeno dal punto di vista del benessere, della prosperità, diventa invivibile. Quindi Greta credo abbia integrato con grande efficacia il messaggio degli ecologisti. Ogni tanto qualche ecologista si storce un po' il naso di fronte a questi ragazzini che magari hanno studiato meno di noi le questioni ambientali. Io credo invece che siano provvidenziali e credo che se loro riescono a comunicare molto meglio di come abbiamo fatto noi per decenni, forse sono più bravi. Grazie Roberto, passo la parola a Francesco. Lui anche nel campo comunque diciamo dei temi ambientali, di questo mondo che è stato raccontato da Roberto, in questo momento svolge anche una funzione, una cosa che invece viene da molto lontano, come il club di Kyoto, insomma, e vedo che spesso anche dalle tue presenze sui social, su LinkedIn, soprattutto per esempio, che cerchi di diffondere un po' ragionamento anche in campo diciamo aziendale, di sviluppo eccetera. Ci racconti questa esperienza diciamo che possiamo definire per certi versi un po' più ufficialista diciamo anche all'interno del mondo dell'ambiente? Club di Kyoto ha tanti anni ormai di esperienza. Kyoto Club è nato nel 1990. No, anzi scusate, ho sbagliato, vedi che mi confondo ormai gli anni diciamo tra i decenni. Il protocollo di Kyoto è del 97, noi siamo nati qualche anno subito dopo, perché sempre diciamo per iniziativa di Legambiente, per la verità, insieme alla Confindustria all'Europa di Venezia, perché l'idea era quella che col protocollo di Kyoto, che era il primo accordo internazionale che prevedeva delle limitazioni alle emissioni di anidride carbonica, quelle che poi sono responsabili della crisi climatica in atto, che allora era una minaccia e adesso è una realtà del presente, noi avevamo raccolto un po' di imprese che dicevano va bene, ma queste limitazioni non sono soltanto dei vincoli, possono essere una straordinaria opportunità. E questo è il punto dove siamo, il punto dove siamo oggi. Io infatti, correggendo un po' forse ciò che ha detto Roberto, non mi sono mai sentito tanto sfigato diciamo, nemmeno 35 anni fa quando abbiamo iniziato. Perché? Perché è vero che sono cambiate radicalmente le cose. Quando noi appunto abbiamo iniziato ormai oltre 30 anni fa con le campagne di Legambiente, dovevamo fare una alfabetizzazione. Io mi ricordo le prime iniziative, il treno verde, che era questo treno che girava le città italiane per misurare l'inquinamento atmosferico e acustico. A bordo del treno c'erano delle mostre che spiegavano come fare una cosa che allora era una cosa stranissima e rivoluzionaria, che era la raccolta differenziata. Oggi la raccolta differenziata di Riffo di Raffa è, come dire, abitudine quotidiana di ciascuno di noi. Qualcuno anche diciamo lo fa con sofferenza, qualcun altro lo fa con più attenzione, però è radicalmente cambiato questa cosa. Allora questa raccolta differenziata era un, come dire, quasi un imperativo etico che noi cercavamo di trasmettere alle giovani generazioni. Oggi è un pezzo, e qui rispondo alla tua domanda, di una filiera industriale. Perché se noi facciamo raccolta differenziata bene nelle nostre case, le amministrazioni comunali e le aziende che sono incaricate di fare la raccolta fanno bene la raccolta differenziata col porta a porta e distinguono l'organico dalla plastica, dal vetro, dalla carta, dall'alluminio, dall'acciaio. Questi che sarebbero rifiuti e che fino a qualche anno fa finivano la loro vita nella discarica o bruciati, ritornano a essere materia, e non solo fanno una cosa positiva per l'ambiente, perché appunto non occupiamo il suolo con il consumo di suolo con le discariche e non inquiniamo l'aria,
bruciandoli, ma sono un pezzo di quella che si chiama oggi economia circolare e che è un pezzo di un'industria vera, importante, che crea lavoro, occupazione, che è per i giovani che oggi magari sono ancora a scuola, è una prospettiva di occupazione, di lavoro molto più concreta di altre che sono, diciamo, vecchie forme di economia. Quindi quello che è cambiato fondamentalmente è questo, cioè noi allora cercavamo, penso all'energia, no? All'energia rinnovabile, che è un'altra cosa che è cambiata in maniera drastica. Allora giravamo come specie, non so come dire, missionari dell'ambiente, facendo vedere per strada come funzionava un pannello solare termico, che erano sostanzialmente un foglio nero, un foglio, poi una cosa di vetro e dentro un tubo per fare vedere che si poteva riscaldare l'acqua con il sole, una cosa assolutamente, diciamo, artigianale e un po'... sì, questa sì, da sfigati, come si diceva prima. Oggi il mercato delle energie rinnovabili è quello su cui si investe più al mondo e non c'è dubbio che nel giro di qualche anno, che siano 5, che siano 10, che siano 30, non è qua la sede per discuterlo, ma l'energia elettrica che noi produciamo e consumeremo sarà tutta rinnovabile. Non sarà più da petrolio, gas e carbone, ma sarà tutta da sole, vento, geotermia, idroelettrico. È inevitabile essere così, perché l'innovazione tecnologica ha consentito oggi di convertire in energia elettrica appunto le fonti rinnovabili a costi sempre più competitivi e oggi più convenienti di farlo con la fonte fossile. Quindi, diciamo, si risponde non soltanto all'esigenza di affrontare e combattere la crisi climatica in atto, ma si dà una risposta anche economicamente conveniente e di nuovo quindi costruendo nuova economia, nuovo lavoro, nuova occupazione. Quindi, diciamo, quello che è cambiato radicalmente è questo: si è passati da un dover essere a un accompagnamento invece di quello che già è. Con l'attenzione, ed è questo forse il compito, se vogliamo arrivare alla scuola che bell'ambiente, forse è il compito di questi prossimi anni, è proprio riuscire a educare e a formare intanto i formatori su quello che può essere il pericolo che gli ambientalisti chiamano greenwashing, ma che sostanzialmente è riuscire a distinguere ciò che è davvero utile a fare tutto ciò, cioè a vivere un ambiente più pulito e combattere la crisi climatica e d'altra parte costruire economia, da ciò che invece è soltanto un cercare di nascondere, di imbellettare forme di, diciamo, sviluppo, modo di vivere che è sempre uguale e che in qualche maniera è anche, se potete, posso dire così, un accanimento terapeutico per cercare di tenere in vita qualcosa che non riesce più a sopravvivere a se stesso. Pensate appunto a forme, la chimica, faccio solo questo esempio e poi ti rilascio la parola per il secondo giro. La chimica è stata negli anni 60 in questo paese centrale nello sviluppo industriale di questo paese. I simboli degli anni 60 del boom erano probabilmente la 500 da una parte e il Moplan dall'altra, no? Quella stessa chimica non solo ci ha lasciato però in eredità, oltre a quello sviluppo, la crescita del benessere eccetera, ci ha lasciato in eredità delle aree da bonificare che hanno subito un inquinamento devastante, ma non sono più in grado quei grandi poli chimici che allora avevano offerto occupazione, crescita culturale della classe operaia e quant'altro, non sono proprio più in grado di assorbire lavoro. È l'unica maniera perché la chimica sopravviva a se stessa e che diventi una nuova chimica che non parta più dalle fonti fossili ma piuttosto da materia prima vegetale rinnovabile, di cui peraltro, grazie al cielo, questo paese è leader nel mondo. Allora, questa per esempio è una cosa da raccontare e da spiegare e formare i ragazzi per fare della scuola davvero un bell'ambiente.
Grazie. Abbiamo ancora poco meno di mezz'ora, quindi sicuramente un secondo giro e anche qualche battuta finale insieme ai saluti. E d'altronde oggi lanciamo dei messaggi con voi, li riprenderemo anche in occasioni specifiche, proprio anche incontrando le singole scuole. Per esempio c'è un progetto sui consumi culturali che si può trovare dentro tutti.org, che stiamo facendo, diciamo, in maniera sì davvero resiliente, con 4 scuole del Milanese, in cui i temi in questo caso sono specifici della cultura, ma nulla esclude che nel lavoro, diciamo, specifico poi si possano fare su alcune delle tematiche. Mi rivolgo nuovamente a Carlo, ricomincio il giro con Carlo e poi Mauro. Mi pare chiarissimo da quello che hanno raccontato Roberto e Stefano che i dubbi di qualcuno che mi era stato riferito, dice, ma che c'entrano agricoltura, ambiente, eccetera? Invece io ho trovato delle grandissime consonanze, nel senso che non solo in un terreno comune, perché evidentemente laddove c'è l'agricoltura anche l'ambiente è preservato, questo è, diciamo, diventato banale, ma il fatto che sia diventato banale da dire significa che è stato fatto un cammino sia pratico sia culturale che nell'uso delle parole, che poi dopo si avvicinano, o sbaglio? No, non sbagli. Mi fa piacere riprendere la parola, ovviamente nei tempi più rapidi, perché per dire un po' di cose rispetto a quello che ho sentito. La prima, l'agricoltura non è immune da responsabilità ambientali. E diciamo quella parte di agricoltori non avanzati, non quelli, diciamo così, le unità consapevoli, ampie fasce di agricoltori, io li dico fra virgolette, spero di non generare equivoci, intelligenti, consapevoli della propria attività, questo hanno già reso non solo appunto consapevolezza, ma anche decisioni aziendali. Noi siamo il primo paese in Europa per produzione di biologico. Uno che passa al biologico è un agricoltore che, da tradizionale, voglio dire, perché c'è tutta una sua procedura, una sua tempistica, una sua tecnica anche, passa al biologico, è un agricoltore che, diciamo, fa una scelta anche di campo. Una scelta di campo per metodi produttivi, per attività, per prodotti, si sobbarca dei costi che altri non hanno e nello stesso tempo auspica, pensa che in questo modo, secondo me ha ragione, guadagnerà di più. E questo è un altro argomento che, diciamo, fa da pandan con quello che ho già sentito, cioè oggi la sostenibilità variamente intesa, appunto, nella quale occorre dare dei contenuti e di misurabilità anche per quanto riguarda le azioni concrete, ecco, in questo caso lì la sostenibilità paga o comunque dà soddisfazione. Poi c'è sempre da lavorare. Però nello stesso tempo quello che voglio appunto dire, diciamo la seconda considerazione, soprattutto perché non voglio togliere poi spazio agli altri, è che questa cosa, cioè la transizione ambientalistica dell'agricoltura, attenzione, l'agricoltura è un settore estremamente governato dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista del sostegno economico. Non c'è nessun settore, diciamo, che è sostenuto in modo così diretto, così misurabile. Alle aziende arrivano dei soldi da parte dell'Unione Europea via Stato nazionale e via regioni dentro quello che chiamiamo che è noto come PAC, Politica Agricola Comune, che oggi è innervata in modo molto denso di appunto intendimenti, obiettivi, programmi di tipo ambientale. Quindi siamo, secondo me, di fronte a una, senza qui farla troppo difficile, insomma, ma tuttavia innegabilmente in una fase in cui questa transizione è non solo possibile, è sostenuta e guidata dalla norma e sta diventando in modo diffuso, soprattutto nella parte giovane,
o anche meno giovane, ma certamente nella parte più anziana degli agricoltori, diventa pratica attuazione. Il punto pratica attuazione comunque diventa ed è un obiettivo percepito e non un libro dei sogni, è una cosa che si può realizzare pezzetto per pezzetto, tipologie di interventi rispetto ad altre tipologie. Ecco il punto e chiudo. Per far questo, io faccio spesso una polemica, la dico così, non è che noi dobbiamo pensare di andare a fare il formaggino che costa 50 euro al letto a 2000 metri di altezza con agricoltori che secondo me sono finti, che hanno il cappello floscio, sono dei figuranti. Noi dobbiamo invece sviluppare anche nella grande agricoltura, diciamo così, di pianura, ma di grande, non è solo una questione di condizione pedoclimatica, ma della grande agricoltura produttiva, sviluppare con tecnologie che incominciano ad esserci per il risparmio idrico, per il risparmio della chimica, di brutto per il risparmio della chimica, per il risparmio dei carburanti, per il dosaggio degli interventi, la loro individuazione, insomma, per il risparmio quindi anche di fitosanitari. Cioè, questa cosa qua, questo grande processo di innovazione è in corso e secondo me, e chiudo, va divulgato. Cioè gli va dato il senso, non mica tutto è stato realizzato, la strada è ancora lunga, non è che qui è tutto fatto. Però va divulgato, va presentato nella giusta misura, e a partire ovviamente dalla parte giovane. Quando abbiamo fatto, e concludo veramente, anche queste conversazioni con gli studenti, la parte diciamo agronomica, io sono dottore agronomo, la parte diciamo della presentazione l'ho fatta con grande piacere e nello stesso tempo mi è parso di percepire, soprattutto con quelli un po' più grandi, un sincero interesse, una volontà di comprendere dove siamo e che quando si esce dalla città i campi sono verdi, non si sa perché, e invece il perché c'è qualcuno che li lavora. Quindi secondo me questa cosa va portata avanti con grande attenzione, consapevolezza, e secondo me c'è uno spazio effettivo nei confronti della parte giovane dei nostri cittadini, che poi sono i nostri figli o i nostri nipoti, per avere oggi appunto come è stato qui detto. Mauro, che cosa ti ha colpito di più, diciamo, di possibile vicinanza? Tu che il lavoro di comunicazione hai fatto nella storia, per esempio, che Roberto e Francesco, insomma, ci hanno raccontato, di avvicinamento tra mondi che erano differenti, perché ha ragione Carlo, diciamo, l'agricoltura che viene raccontata ovviamente spesso non era solo quella dell'albero degli zoccoli, ma quella dei mulini bianchi, insomma, no? Allora, quella dei mulini bianchi è un esempio particolarmente calzante. Tenete conto che io ho un limite sostanziale, nel senso che, a differenza di Carlo, mi occupo di agricoltura da pochi anni. È stata l'apertura di uno scenario completamente nuovo per me. E devo dire che riprendo alcune cose dette da Roberto Della Seta e da Francesco Ferrante. Questa cosa del greenwashing è una roba sulla quale dobbiamo tutti riflettere. Cioè, noi passiamo le sere davanti alla televisione e abbiamo un prodotto costante che viene promosso, che è la sostenibilità. Oggi noi non vendiamo automobili perché sono sicure, vendiamo automobili perché sono sostenibili. Cioè la cosa, ecco, quindi noi oggi abbiamo un problema serio, che è quello di dire: attenzione, non è così. Ha ragione Francesco quando diceva, a un certo punto gli imprenditori hanno capito che questo è un affare, no? E ci rendiamo conto che, come un affare dove lavorano le donne, per tornare all'inizio del nostro appuntamento, si è scoperto che dove le donne hanno incarichi prestigiosi e rilevanti, le aziende funzionano meglio. Come si è scoperto che laddove le aziende sono sostenibili, le aziende guadagnano. Adesso io semplifico un po' i concetti, però la sintesi oggettiva è questa qua.
Dopo esiste un problema, che è il problema curioso, nel senso che agricoltura e sostenibilità non dico che sono sinonimi, però hanno forti relazioni tra di loro. Eppure noi ci troviamo di fronte a questo oggetto che è la sostenibilità, che viene promosso continuamente in modo fasullo, perdonatemi, anche qui forse sono un po' forte, però spesso e volentieri, diciamo, senza che ci sia la consapevolezza, quando abbiamo, cito, voglio dire, l'ultima indagine che seria che è stata fatta su questa cosa, che ha fatto LifeGate un anno e mezzo fa, dove abbiamo più del 70% degli italiani che ritengono la sostenibilità una cosa importante. Quindi da una parte noi abbiamo il consumatore che legge questo come un oggetto fondamentale, le imprese, diciamo i comunicatori, che lo utilizzano per promuovere cose che a volte, voglio dire, non sono poi effettivamente così. Ma non è una critica al mondo della comunicazione e della pubblicità, per carità, è che su queste cose ovviamente le riflessioni vanno fatte in maniera, in qualche modo più puntuale. Poi perché? Noi andiamo incontro a uno spostamento del 70% della popolazione mondiale verso le città nel 2050. E oggi parliamo di campagna, e per forza parliamo di campagna. Cioè siamo obbligati a parlare di campagna, perché il tema del cibo è un tema che riguarda tutti. E il momento in cui, e qui ovviamente non rubo la parola né a Roberto né a Francesco, che di queste cose ne sanno molto più di noi, e il momento in cui le terre vengono abbandonate, noi questo problema ce l'abbiamo, e non è solo un problema alimentare, è un problema che riguarda, voglio dire, il territorio nella sua funzione di difesa, per esempio, no? Allora, le cose un po' si intrecciano, e la comunicazione rispetto a questi temi non sempre sceglie la strada più giusta, a volte sceglie la strada più semplice. Allora qui poi entra nel merito, e qui chiudo, di quelli che sono gli strumenti. Oggi noi abbiamo un uso abnorme dei social, che non sappiamo più se sono strumenti di comunicazione o strumenti di informazione. Abbiamo un uso della comunicazione che è estremamente sintetica, cioè comunicazione che non dice nulla, deve essere una comunicazione spot, che va in qualche modo, deve raggiungere l'obiettivo oggi e che domani, vuol dire, possiamo anche dimenticare. Cioè, tutto questo sistema è un sistema che sicuramente non favorisce la sostenibilità, e secondo me, riprendo le cose che diceva Roberto prima, i ragazzi hanno ragione quando il venerdì vanno in piazza. E personalmente mi assumo anch'io la responsabilità di una generazione che ha lavorato per modificare le cose e forse non è riuscita in tutto. E quindi che se i ragazzi, in qualche modo i nostri figli, ci dicono guarda che forse tu hai qualche responsabilità, qualche ragione forse ce l'hanno davvero. Grazie. E allora, Roberto, ma hanno tale cose che ci dicono in chat, ci hanno detto che dobbiamo dire un'altra parola difficile, che però bisogna che ce la spiegate voi, transilienza, in particolare con i saluti di Ennio Ionni, che è di Green Bee e che segue il discorso delle piantumazioni della comunicazione in quel settore. Ma immagino che il senso sia quello di una transizione ecologica all'insegna, nel segno della resilienza. Penso che sia così. Io non aggiungerei parole difficili a quelle che già affollano il dibattito su questi temi, però sicuramente l'idea è quella giusta. Ma io ragionavo mentre ascoltavo Mauro e Carlo proprio sul tema del rapporto tra chi in questi decenni si è battuto in difesa dell'ambiente e mondo agricolo. Ecco, credo che sia un buon paradigma per capire come sono cambiate le cose. I rapporti tra ambientalismo e mondo agricolo nascono in un segno di radicale conflittualità. Io mi ricordo che nel 90, ero arrivato da qualche anno in Lega Ambiente, gli ambientalisti promossero un referendum, che era il referendum contro, diciamo, per banalizzare, contro l'uso dei pesticidi in agricoltura,
che peraltro non raggiunse il quorum, fu il primo referendum nella storia italiana che non raggiunse il quorum, ma al di là di questo vide una fortissima contrapposizione tra grandi associazioni agricole e mondo ambientalista. Le cose sono cambiate perché è cambiato l'atteggiamento di entrambi i protagonisti di questa di questo dialogo e di questa dialettica. Da una parte io credo che il mondo agricolo ha capito che i problemi ambientali non sono una minaccia proiettata nel futuro, ma sono già tra noi, e che i problemi ambientali rappresentano un danno economico, sociale, in primo luogo per l'agricoltura. Basti pensare all'impatto che i cambiamenti, che la crisi climatica, che di nuovo non è una minaccia proiettata in un futuro più o meno prossimo, ma è già in atto, già produce danni, già produce inaridimento dei suoli, già produce danni in particolare per l'agricoltura, e quindi ci sono una serie di produzioni, ovviamente ne so molto meno dei nostri amici, che già scontano difficoltà enormi rispetto ai cambiamenti degli equilibri climatici. Quindi il problema è tra noi ed è nel cuore del mondo agricolo, e quindi affrontarlo è un interesse anche sociale e anche economico di chi vive di agricoltura. E dall'altra parte, come si diceva, gli ambientalisti hanno capito che l'agricoltura è comunque una forma preziosa e irrinunciabile di presidio del suolo. È evidente che nel momento in cui le campagne vengono abbandonate, i territori, diciamo, si desertificano non solo dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista antropico, questo è un danno in primo luogo per la possibilità di tutelarlo, il territorio, di difenderlo dal dissesto idrogeologico, insomma di mantenerne e salvaguardarne gli equilibri. Quindi credo che il cambiamento anche in questo caso sia un cambiamento molto positivo. Credo che dipenda dal fatto che richiamava Francesco e che insomma è davanti a noi, che come il problema e i problemi sono tra noi, a differenza che 30 anni fa quando li vedevamo insomma più lontani nel tempo, così anche le soluzioni sono tra noi, sono soluzioni tecnicamente, tecnologicamente del tutto disponibili, che si parli di agricoltura sostenibile, che si parli di sostituire le energie fossili con le energie rinnovabili, però anche il problema è tra noi. E qui chiudo, vengo al tema anche della formazione, del rapporto con i ragazzi. Credo che uno sforzo dei formatori debba essere proprio quello di comunicare che quando si parla, per esempio, di crisi climatica, non si parla di un astratto problema ecologico. La Terra, il pianeta Terra, della crisi climatica, se posso, permettetemi la parola, se ne fotte, perché di cambiamenti climatici ne ha vissuti di incomparabilmente più drammatici e sconvolgenti di quello che stiamo attraversando. Il problema della crisi climatica è per noi, è per una specie, in particolare tra le altre, che si chiama Homo sapiens, e che se non lo affronta, questo problema, si troverà a perdere il suo benessere. Quindi prima ancora e forse di più che un problema ecologico, la crisi climatica è un problema umano, è un problema dell'uomo. Questo credo che sia un messaggio che ancora è passato troppo poco nell'opinione pubblica, e che ancora forse bisogna trasmettere che bisogna trasmettere meglio anche ai ragazzi. Faccio solo un esempio: la crisi climatica ha tante conseguenze dal punto di vista dell'umanità. Una di cui si parla poco è che accanto ai migranti economici, accanto ai profughi che scappano dalle guerre e dalle violenze, esiste un terzo esercito che si sta sempre più ingrossando, ed è quello dei profughi climatici. Allora, se noi come Europa, mettiamola così, ci disinteressiamo della crisi climatica, non solo compiamo una scelta tra virgolette ingiusta, ma compiamo una scelta suicida, autolesionista, perché questo vorrà dire che nei prossimi anni, già succede in parte adesso, ma sempre di più nei prossimi anni, dall'Africa verso l'Europa arriveranno milioni e milioni di profughi ambientali rispetto ai quali i flussi attuali fanno sorridere. Quindi lo sforzo che io credo sia utile che facciano i formatori, gli educatori, gli insegnanti, è anche proprio e molto quello di nuovo, ho già usato questa espressione, di portare a terra
i problemi ambientali e di dimostrare che sono problemi che riguardano e che attengono prima di tutto l'uomo, prima ancora che l'ambiente in senso così astratto. Grazie. Francesco, mi verrebbe da dire che è strano, che, ma vale anche per altre materie che sono state ribadite dalla legge sulla riforma dell'educazione civica, che da questo prossimo anno diventa curriculare, e mi verrebbe da dire che è strano che tutte queste riflessioni siano spesso accadute passando intorno alle scuole, a parte il protagonismo di oggi dei ragazzi di cui parlava Roberto prima, dei Fridays for Future, però che in fondo ci sono professori di scienze, ci sono professori di biologia, ci sono professori di fisica, prima ancora diciamo che rinverdirlo nell'educazione civica. Che cosa è mancato? Perché in fondo i docenti hanno tutte le età, sono di generazioni diverse, insomma, come mai questa consapevolezza, diciamo, di questi fatti anche probabilmente non è mancata, e quale può essere invece il messaggio per un'educazione integrale, diciamo, nei prossimi anni? Ma io non credo che sia mancata, nel senso che poi in questi, diciamo, più di 30 anni invece sono stati numerosi i progetti che hanno riguardato la scuola, l'educazione, diciamo, le scuole di ogni ordine e grado, come si dice, però sempre lasciati un po', ma questo credo che sia un problema che riguarda la scuola e in genere la pubblica amministrazione italiana, lasciati piuttosto alla volontà del singolo, cioè non c'è stato un sistema che questa cosa affrontasse, ma piuttosto erano insegnanti, maestre, maestri, professori e professoresse che, diciamo, nel loro percorso, diciamo, percorso formativo che offrivano agli studenti, mettevano anche questo tema, e quelli più intelligenti e avanzati, lasciatemi dire, non lo consideravano una materia aggiuntiva, non so come dire, adesso c'è l'ora di ambiente o di sostenibilità, no, cercavano di avere un approccio più olistico, c'è cioè uno slogan ambientalista che dice il mondo è tutto attaccato, un nostro amico ci ha fatto anche un libro sul mondo è tutto attaccato, e che era quello di cercare di mettere a punto quelle materie che tu hai citato in correlazione fra di esse, in correlazione con la vita di ciascuno di noi, perché ragiona ovviamente Roberto, quello che è in discussione qui è la vita individuale e collettiva nostra, e come offrire risposte a quelle crisi costruendo possibilità diverse. Oggi ce ne abbiamo molte più di quante ce ne avessimo qualche anno fa, per percorsi che non sono stati in qualche maniera indirizzati, seguiti, diretti, sono stati piuttosto spontanei o piuttosto appunto frutto dell'innovazione tecnologica, per quanto riguarda l'agricoltura. È vero che noi siamo, diciamo, all'avanguardia in Europa come quantità di biologico, però pure quello si è, diciamo, mosso in maniera piuttosto non sistematico, ecco, quello che manca sicuramente in questo paese è la sistematizzazione di alcune anche iniziative positive. Quella credo che possa essere la sfida dei prossimi anni, anche per rispondere al problema che dicevamo prima. Se noi sistematizziamo queste iniziative positive, siamo anche in grado di riconoscere e quindi formare, distinguendo il grano dall'olio, cioè ciò che è utile e che va nella direzione giusta da ciò che utile non è, ma che anzi è in qualche maniera dannoso. Abbiamo bisogno appunto di sistematizzare di più quello che esiste già. Ecco, questo credo che possa essere la sfida che ci diamo per il prossimo futuro. Io vi ringrazio, siamo stati anche abbastanza, diciamo, nei tempi. Quindi
Intanto do appuntamento a tutti quelli che ci hanno seguito a prossime puntate, ovviamente sapendo di poter ritrovare il link con gli amici che hanno partecipato, e www.dentotutti.org trovate da oggi pomeriggio anche la ripetizione, diciamo, di questa iniziativa, come delle altre sulla Costituzione con Gherardo Colombo, la presentazione col Ministero dell'Istruzione dei 3 anni di accordo con Smemolab e Dentro Tutti. Noi siamo domani a Digital Week, quindi chi rimane sul nostro Facebook troverà una riflessione interessante, perché la faremo sul senso dell'educazione digitale. Ci sarà anche Michele Mezza, di cui abbiamo appena pubblicato, è online, se andate nei Edubooks, il suo La pandemia e il contagio come spunto, l'algoritmo e il contagio, libro uscito da poco, che noi abbiamo illustrato su Edubooks, c'è cioè da ieri online, accanto a quello di Gianrico Carofiglio, che era sulla gentilezza e il coraggio. E quindi, tra l'altro, nel salutarvi, ringraziando Carlo, ringraziando Mauro, ringraziando Roberto, ringraziando Francesco, andate anche voi a vedere Edubooks, perché siccome siete persone che scrivete anche o che consigliate anche, potremmo trovare il modo di presentare come spunto le cose che scrivete e su cui riflettete anche agli studenti, in questo modo, diciamo, attraente quantomeno, con i link e con il QR code. Ringrazio tutti, ringrazio il gruppo Smemoranda, su Smemo App, che è la sperimentazione che stiamo facendo da settembre con oltre 50.000 giovani già, trovate anche i link per ritrovare sia noi che Lega Ambiente, che Agricoltura Sociale, che tutti quanti, e grazie e buona giornata. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.